Jessica, Jessica SMR. Ciao tesoro, grazie mille per la collaborazione, la nostra seconda collaborazione. Scusate il rumore. Video, roleplay, trucco un'amica. C'è il link del canale di Jessica SMR giù nell'info box. Ciao tesoro, ciao. Vieni, vieni, accomodati. Ho tutto pronto, sì, sapevo che venivi. Allora dimmi tutto, come stai? Non possiamo baciarci, lo so tesoro, lo so. Come mai sei qui? Volevi farti truccare? Ho capito, sì, certo, certo. E truccare per cosa? Per stare a casa? Ah, hai una videochiamata da fare. E ti devi truccare anche. Io per le videochiamate non mi trucco di solito. Vabbè. Dimmi, dimmi, dimmi tutto, sì. Cosa? Con un ragazzo ti devi vedere. Ma lo sai che non si può ancora, siamo in zona rossa. Ah, la webcam. Con la webcam. Quindi in casa vi vedete. Ah, fantastico. Sono contenta per te, tesoro. Guarda, ti leggo i capelli con questo qui. Ecco, l'elastico sì. Questo che ti dicevo l'altra volta che non tira i capelli, vedi? Quindi mi parlavi di questo ragazzo. Come si chiama, prima di tutto? Sai che a me interessa più il nome che il resto. Ah, ok. Marco. Ho capito. Tu dimmi che trucco volevi. Io ho scelto per te questa palette qui. Guarda che bella. La conosci già? Palette Pink Fizz Eye Earth Makeup. Guarda che belli che sono. Vedi? Sono tutti, 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 tutti glitterati. Ecco, io andrei ad usarti, guarda. Questo qui, rosa. Questo qui anche. Questo qui, ok? E un po' di quello lì sopra, questo qui. Guarda come sono scriventi. Cioè, meraviglia. Che meraviglia. Ti piacciono quelli? Vanno bene? Intanto che ti trucco, tu parlami pure di questo Marco. Dove l'hai conosciuto? Andate d'accordo, avete tante cose in comune, sì. Il correttore l'hai già messo tu per caso stamane a casa, perché io lo devo ricomprare, che mi è finito, tesoro. La BB cream hai messo, non il correttore. Vabbè, fondotinta non lo vuoi. No, partiamo da questo ombretto qui. Ok, chiudi gli occhi. Perfetto. Tu parlami tranquilla, eh? Sì, sì, tanto siamo amiche, quindi puoi parlare con me. Marco, ma la tua età? Sì. E dove vi siete incontrati la prima volta? Al bar. Vabbè, ok. Non c'era ancora il lockdown, certo. È giusto, brava. Fai bene a fare amicizia. E quindi fate la videochiamata domani? E perché ti devo truccare oggi? Ah, stasera fate la webcam. Con la webcam, ho capito. Ok, chiudi l'occhio. La palpebra mobile. Così. Ok. Rilassati. Sì, non pensare a niente, non ti preoccupare, vedrai. Se tanto dal vivo ti ha già visto... Tramite un cellulare, una webcam, sei ancora più bella che dal vivo. Lo sappiamo che sei più bella dal vivo, ma lui sicuramente ti riempirà di complimenti, perché sai gli uomini come sono, no? Eh sì. Tu fai attenzione, vai cauta, vai coi piedi di piombo. Eh sì, lo sai che tu parti in quarta e poi prendi delle cantonate allucinanti. Come a me, siamo uguali. Sì, ci capiamo. Diglielo pure, io ho paura di prendere altre delusioni, quindi con te vado con calma. Se ti piace bene, se ti piace è così, se non ti piace, trovatene un'altra. Io sarei schietta e sincera, me ne frega niente. Se mi vuoi che mi piaci, che ci piacciamo, è così, se no. Quella è la porta. Certo, ma con gli uomini, con le amicizie io sono diventata cattiva, è così. O ti piaccio come sono, ti vado bene per come sono, mi accetti per come sono. O quella è la porta veramente. Io non cambio più per nessuno. Il carattere l'ho già cambiato per gente che non merita, quindi basta. L'ultimo tocco, un po' di bianco come punto luce qui per illuminare lo sguardo. Che tu hai uno sguardo felino, pazzesco. Sei già bellissima, tesoro. L'altro occhio. Quindi a te piace questo ragazzo? E lui piace? A lui piaci tu? Ecco, insomma. E beh, se sono rose fioriranno, si dice, no? Guarda, il rossetto io ne ho tantissimi. Tu puoi scegliere quello che vuoi, ok? Questo qui, nuovo, della Fior di Magnolia. Che è rosa. Ma noi, avendo usato dei colori chiari sugli occhi, direi che sulle labbra puoi usare un pochino. Te lo faccio vedere, tu scegli. Guarda che bello questo. Sembra... un viola, sembra un rosa fucsia, ma è un rosa chiaro, sì sì sì, stupendo, questo è nuovo. Un altro lucido è quello che ho indosso oggi, questo qui, 285, L'Oreal Paris, bellissimo, è quasi
benissimo. Tieni in prestito uno dei miei rossetti, se tu non ne hai a casa. Bello, liquido, no transfer, quindi anche dal vivo. Se ti servisse dal vivo quando lo devi vedere, Marco. Se no c'è questo qua, l'unico rosso che ho, Bottega Verde, è un regalo. Rossetto liquido, tenuta estrema. Questo è più sensuale, più elegante, raffinato, molto carino. È piccolino, sì, anche tascabile quando dovrai uscire. Se ti serve, te lo impresto, te lo porti in giro. Molto carino, sì, ti metto questo. Ok. Ero già pronta. Ok. Sì, col rossetto rosso molte donne stanno benissimo, ma quasi tutte le donne stanno bene con i rossetti rossi. Io no. E tutti i miei rossetti te li posso imprestare tutti quando vuoi. Basta chiedere. Ok, tieni, portatelo via questo. Ah, tesoro, il mascara. Ci siamo dimenticati il mascara. Ecco qua, questo qui. Lash Princess, guarda che bello. Tu ce l'hai a casa, vero? Adesso ti uso questo. Eh sì, vabbè che sei in videochiamata, non dal vivo, ma il mascara serve sempre. Delle ciglia lunghe, che invidia. Ok, l'altro occhio, senti, guarda su, guarda su, guarda su, cerbiatto, occhi da cerbiatto. Guarda su, guarda su, guarda su, eccoti qua. Brava che me l'hai ricordato il mascara, perché già ho dimenticato il correttore, che non me lo sono comprata. Adesso appena si può uscire vado a comprarmelo. Eh sì, mi serve il correttore, guarda, sono un panda. Eh sì. Ok, abbiamo fatto tutto, tesoro, guarda, io ti passerei un pochino di profumo perché il mio è meglio.